Due giorni di incontri e approfondimenti per un evento di portata nazionale con la partecipazione dei principali attori del cambiamento, impegnati a vario titolo nella difficile sfida per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Istituzioni, imprese, associazioni e università si sono alternate sul palco di Terra, il secondo forum della transizione energetica, promosso dall'assessorato all'energia della Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici. Al porto turistico Marina di Pescara, i tanti protagonisti del secondo forum Terra hanno affrontato temi dedicati alle città sostenibili, alla mobilità e ai trasporti, all'economia circolare e ai rifiuti, all'industria e alle fonti alternative. Il futuro del pianeta e anche le grandi sfide verdi che appunto il pianeta ha davanti. In una sola parola, Terra, termine declinato al futuro, perché questo termine, Terra, appunto, segna una direzione ben precisa, che è quella della sostenibilità, della tutela dell'ambiente e anche della transizione energetica. Vicino a me c'è Paolo Arrigoni che l'anno scorso era qui a Pescara, la prima edizione, nelle vesti di senatore. Oggi invece ricopre un altro ruolo, quello di presidente di GSE, che è appunto un acronimo che significa Gestione Servizi Energetici. Gestore dei Intanto, servizi energetici. energetici. Che cos'è GSE? È una società direttamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che agisce su indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Svolge un ruolo centrale nella transizione ecologica e questo è il motivo per il quale sono qui. Sono qui al secondo Green Forum della transizione energetica e siamo il garante, il promotore dello sviluppo sostenibile nel nostro paese. Come esercitiamo questo ruolo? Attraverso la gestione dei meccanismi di incentivazione per realizzare impianti a fonti rinnovabili, stiamo parlando di fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, meccanismi di incentivazione per gli interventi di efficientamento energetico, sia in campo industriale, ma soprattutto nel settore edilizio, e poi meccanismi di incentivazione per la mobilità sostenibile. Un dato: negli ultimi 10 anni GSE ha erogato al paese 140 miliardi. Svolgiamo questo ruolo e poi anche il supporto alle imprese, alle pubbliche amministrazioni centrali e locali per sviluppare, consentire di sviluppare a loro la propria politica energetica. GSE e l'Abruzzo, cosa bolle in pentola, Arrigoni? Ma diciamo che oggi sicuramente è un'altra tappa che dovrebbe portare a breve, nei prossimi mesi, magari un accordo di collaborazione tra la nostra società e Regione Abruzzo per molteplici scopi, anche la formazione del personale della pubblica amministrazione regionale e anche locale e per far conoscere i meccanismi di incentivazione che sono gestiti appunto dal GSE, insomma. Fare sinergia, perché la transizione ecologica, transizione energetica, che è un percorso che durerà anni, ricordiamo l'obiettivo finale è quello di decarbonizzare, limitare l'aumento della temperatura del pianeta, presuppone comunque un'azione corale da parte di tutti i soggetti, autorità centrali come il governo, il Parlamento, il GSE, autorità regionali, comuni, ma anche le imprese e i singoli cittadini. È una rivoluzione culturale dove tutti, anche con il minimo contributo, possono essere determinanti per perseguire questi obiettivi che sono sempre più sfidanti, ma è un impegno che ci dobbiamo assumere soprattutto a tutela del nostro pianeta e delle future generazioni. Assessore Campitelli, qui si parla del futuro del pianeta, di Green Deal, di questo patto verde. In Abruzzo a che punto siamo? Sulla buona strada o ci sono dei ritardi? Noi siamo assolutamente sulla buona strada, tant'è che come governo regionale abbiamo proprio l'obiettivo di raggiungere la transizione ecologica. Stiamo cercando di proiettare la nostra regione verso il futuro anche attraverso queste iniziative che sono momenti di cultura, di formazione, ma anche un evento orientato alla soluzione dei problemi. Noi siamo una regione che ha una capacità rinnovabile al di sopra della media nazionale del 27%, 3 gigawatt di produzione da fonti rinnovabili. È chiaro che non ci vogliamo accontentare, noi vogliamo puntare ad aumentare la nostra capacità rinnovabile.
ma vogliamo altresì che questa transizione ecologica non rappresenti un problema per i cittadini abruzzesi, ma bensì un'opportunità. Che significa? Significa tutelare la nostra terra, ma nello stesso tempo sapendo che abbiamo la necessità di aumentare la produttività, creare posti di lavoro, lo sviluppo, quindi vogliamo aumentare anche la competitività del tessuto produttivo e delle aziende che oggi in Abruzzo pagano, in Italia, pagano comunque un costo energetico superiore a quelle delle altre regioni d'Italia. Quindi un obiettivo qual è? L'autosufficienza energetica. Noi come Regione Abruzzo vogliamo dare quel giusto contributo al sistema paese affinché possiamo essere non più dipendenti da altri dal punto di vista energetico. Insomma, la transizione energetica è una via obbligata. È una via obbligata che bisogna affrontare con la massima razionalità, bisogna mettere da parte l'ideologia, perché l'ideologia non fa altro che allontanare la soluzione dei problemi, ragionare con estrema, come appena detto, razionalità per affrontare i problemi in modo concreto, in modo serio, affinché possiamo dare un futuro migliore ai nostri figli. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, si è parlato anche e soprattutto di energia, di sicurezza energetica, in un momento in cui il contesto geopolitico, insomma, è particolarmente complicato anche dalla guerra in corso. Innanzitutto dobbiamo tranquillizzare la gente che viene da un anno terribile, che l'ha visto sulle bollette esplose, queste stanno scendendo, adesso per il gas c'è qualche rimbalzo, però l'elettricità è scesa, insomma le cose stanno migliorando, ma la crisi è tutt'ora in corso, causata da una guerra che non è finita, dall'ammanco di gas, veniva dalla Russia, lo stavamo importando tantissimo dagli Stati Uniti. Ecco, quello che ho sottolineato io è che oltre a pensare alle energie nuove, bellissime, come rinnovabili, eolico, solare, pensiamo anche al gas che abbiamo vicino a noi, in particolare qua in Abruzzo. È bello parlare di trabucchi, ma non dobbiamo dimenticarci anche delle trivelle. Come si fa però a coniugare questi due aspetti, energia ed ambiente, quindi in un'unica parola sostenibilità? Chiedo alle aziende qua di Pescara, che ce ne sono delle eccellenze mondiali qua, un po' sconosciute, che stanno assumendo ancora dipendenti, ingegneri, tecnici, vanno in giro per il mondo per fare gas e petrolio con delle trivelle in maniera molto attenta all'ambiente. Perché purtroppo tutti vorremmo fare a meno del gas o del petrolio, ma invece ne abbiamo ancora bisogno, in attesa che arrivi qualcos'altro, casomai arrivi. Proprio queste aziende qua del territorio di Pescara sono quelle che ci insegnano come si può coniugare, che comunque è difficile, non è una passeggiata, però abbiamo bisogno di tutto, di ambiente e di industria. E però gas e petrolio prima o poi finiranno, il vento e il sole in teoria dovrebbero esserci sempre. Esatto, perciò investiamo su quelle, cerchiamo di accelerarle. Dobbiamo fare gli accumuli, petrolio e gas e anche un po' il carbone, anche il nucleare ci danno dell'energia concentrata e prevedibile, quello che invece le rinnovabili non ci danno ancora, cioè perché sono energie intermittenti e disperse, e per farle abbiamo bisogno di tante pale, di tanti pannelli che spesso in Italia non vengono accettate bene, perché è un'Italia fatta di territori a grande vocazione turistica dove il paesaggio non può essere solo deturpato, non dico violentato, ma cambiato dai pannelli. Tanti, tantissimi gli argomenti affrontati, e noi qui abbiamo il senatore Etel Sigismondi della Commissione Ambiente, quindi possiamo parlare a tutto tondo, perché l'ambiente, soprattutto gli anni che verranno, saranno molto importanti, quindi energia ma anche economia circolare, siccità, insomma gli argomenti non mancano, senatore. Certamente sì, soprattutto in questa prima fase di legislatura il governo Meloni è stato caratterizzato dall'affrontare argomenti che riguardano l'ambiente. Abbiamo iniziato con occuparci del caro energia, che poi è collegato un altro argomento, che è quello dell'indipendenza energetica dell'Italia. Ci riusciremo? In quanti anni? Ci stiamo lavorando, si fa riferimento anche all'aspetto delle energie rinnovabili, dove in questi ultimi anni si è fatto tanto, ma questo non basta, perché al momento soltanto il 20% ad esempio dell'energia elettrica viene prodotta dal rinnovabile. Ovviamente sono tutti argomenti che stanno interessando la Commissione Ambiente e il Governo, così come abbiamo avuto a che fare anche con quelle che sono state le conseguenze dei cambi climatici. Voglio ricordare anche la tragedia delle alluvioni di qualche settimana fa, così come l'aspetto a quale lei faceva riferimento, che è quello della siccità. Recentemente è stato approvato dal Parlamento italiano un decreto che è stato convertito poi in legge, proprio che si occupa in maniera determinante dell'aspetto relativo alla criticità della siccità, con l'istituzione di una cabina di regia, con un commissario e con tutta una serie
di semplificazione anche per la manutenzione e aumentare la capacità dei nostri invasi per l'accumulo delle piogge. Sono tutti argomenti legati tra di loro, dei quali il governo ovviamente si sta occupando con determinazione, cercando di recuperare il divario rispetto al passato in cui si è perso oggettivamente del tempo. Parliamo anche, senatore, di mobilità sostenibile, perché lei insieme ad altri è firmatario di una proposta di legge importante. Quale? Sì, insieme al senatore Della Porta sono stato cofirmatario di una proposta di legge che parla dell'istituzione della capitale italiana della mobilità sostenibile, che è un modo per occuparsi anche da un punto di vista culturale di questo aspetto, perché queste battaglie, lo voglio dire, non si affrontano semplicemente con delle buone pratiche da parte di alcuni territori oppure con delle proposte di legge, ma si fanno anche con un aspetto culturale che riguardano ovviamente tutti quanti i cittadini. Con l'istituzione della Capitale Italiana della Mobilità Sostenibile noi intendiamo favorire, premiare quelle città che si vanno a contraddistinguere rispetto a dei percorsi di mobilità che mirano ovviamente a diminuire quelle che sono le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Si parla anche di trasporti. Allora, al Presidente della TUA, Gabriele De Angelis, chiediamo come si muove l'Italia. Le aziende di trasporti sono tutte quante impegnate a effettuare questa transizione ecologica, quindi una mobilità più green, acquistando mezzi diversi, e questo è uno dei nostri più grossi problemi, contemperare il piano economico con gli investimenti da fare sui mezzi che vanno ad alimentazioni elettriche con l'idrogeno e col metano. TUA in questo contesto ha già iniziato un suo percorso cercando di rinnovare il parco rotabile. Abbiamo già acquistato 100 mezzi nuovi a metano in sostituzione di quelli a gasolio. Nel 2023 avremo il 25% di parco rotabile a metano, e poi la vera sfida è quella di raggiungere almeno il 50% di mezzi elettrici per quanto riguarda l'urbano entro il 2025, cioè nei prossimi 2 anni. E alla nostra portata crediamo di riuscirlo a farlo. Michele Zilla, consigliere d'amministrazione della Cobat Ecofactoring, una piattaforma, io lo dico in maniera molto semplicistica, che in pratica si occupa della gestione delle batterie, o meglio delle celle al litio, molto impiegato nelle batterie appunto delle automobili, ma si trova anche nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Insomma, voi recuperate questo litio e poi cosa ne fate? Lo rigenerate, lo vendete? La prima cosa da dire è che sono arrivate prima tutti gli apparecchi elettrici e elettronici e poi sono arrivate le macchine elettriche, certo. Quindi c'è una quantità in Italia, circa 10.000 tonnellate all'anno di materiale proveniente dalla sostituzione di accumulatori elettrici, esempio il robottino che abbiamo in casa, il cellulare, il computer, l'iPad, gli accumulatori sono al litio, quindi questo impianto dà subito una risposta a questo problema, che esiste da parecchio tempo in Italia e oggi una buona parte di queste viene esportata all'estero. Si è aperto in questo impianto anche la linea degli accumulatori al litio del automotive, quindi automobili, perché c'è un boom, ci sarà un boom del tempo. Bene, oggi non abbiamo ancora batterie al litio, accumulatori al litio da riciclare, perché il ciclo di vita è talmente lungo, sono circa, fate conto che dura 8 anni un accumulatore rispetto alle batterie al piombo che durano 2 anni e mezzo, 3. Quindi stiamo preparando il terreno, perché abbiamo già degli accumulatori incidentati, quando l'automobile è incidentata la batteria deve per forza essere riciclata. Quindi ci stiamo preparando, comunque il litio nelle diverse forme che oggi è presente negli accumulatori, litio ione, litio fosfato e via dicendo, viene trasformato in carbonato di litio che poi viene venduto a chi ovviamente fa le gigafactory. Cosa sono le gigafactory? Quelle aziende che producono grandi quantità di accumulatori al litio. Ne abbiamo uno qua vicino che è la Stellantis a Termoli, non ha ancora detto che è partita, stanno dicendo che partirà. C'è uno stabilimento a Caserta e un altro dovrebbe essere nella zona di Torino. Ecco, a proposito di partenze di stabilimenti, anche in Abruzzo, lo ha ricordato lei in questa tavola rotonda, a Pollutri, in provincia di Chieti, c'è un impianto che si occuperà proprio del litio. Quando verrà aperto, inaugurato? Sì, il nostro impianto, di proprietà, il nostro di Cobat Ecofactory, noi abbiamo un brevetto registrato per l'europeo per il trattamento del litio, abbiamo iniziato l'anno scorso a mettere la prima pietra.
pietra. Se tutto va con il planning di lavoro, il 1 gennaio saremo operativi. Con Valeria Toppetti, amministratore delegato di Ambiente S.p.A., parliamo di economia circolare perché in questa tavola rotonda ne avete parlato anche con altri soggetti. Pescara e provincia, siamo arrivati dove? L'obiettivo di Ambiente S.p.A. è proprio quello di completare la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. La gestione dei rifiuti è al centro dell'attuazione dell'economia circolare, quindi il passaggio dall'economia lineare, purtroppo ancora presente nel nostro territorio, che prevede l'utilizzo del prodotto e poi lo smaltimento del prodotto, economia lineare che ha portato ai disastri ecologici che conosciamo, deve assolutamente cedere il passo all'economia circolare, quindi il prodotto viene utilizzato, viene poi rivitalizzato, riutilizzato e riciclato. Noi stiamo potenziando la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Proprio dopo l'estate ci sarà l'estensione della raccolta differenziata nelle zone di Pescara Porta Nuova e Pescara Centro e abbiamo approvato come società la edificazione di un impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti. Questo per dirle che il nostro obiettivo è proprio quello di chiudere il ciclo integrato, quindi raccogliere in misura quantitativa e qualitativa migliore il rifiuto per poi conferirlo negli impianti e dunque ottimizzare tutti i rifiuti che diventano quindi risorse. Voi come Ambiente S.p.A. tra l'altro avete anche un altro obiettivo, quello di sensibilizzare il più possibile le persone, i cittadini alle buone pratiche in chiave ecosostenibile. Certo, proprio come è emerso questa mattina nei primi incontri, la sensibilizzazione, la consapevolezza e il sentirsi protagonisti del cambiamento è fondamentale. Noi abbiamo condotto tantissimi incontri con i cittadini, ne porteremo avanti anche altri, perché bisogna comprendere che il rifiuto è una risorsa e abbiamo pensato proprio per questo di affiancare alla nascita di questo impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti, che dunque riprodurrà un procedimento del tutto naturale per la gestione dei rifiuti, perché la natura ci insegna tutto, noi dobbiamo copiare quello che la natura crea, e un centro di ricerca permanente proprio per la sensibilizzazione, la ricerca, lo studio, il coinvolgimento delle università e delle associazioni ambientaliste e nella direzione della proprio migliore attuazione dell'economia circolare nel nostro territorio, lo studio dei migliori metodi di proprio riciclo dei rifiuti dal punto di vista biologico, ingegneristico e anche giuridico. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, chiusa la seconda edizione del Forum Terra, come si riparte, con quali spunti? La ferma intenzione di continuare a caratterizzare l'Abruzzo come una regione modello nel campo della transizione e della sostenibilità ambientale, energetica e sociale. Oggi abbiamo anche portato a casa con una importante votazione all'interno della commissione COTER del Comitato delle Regioni il rispetto del principio della neutralità tecnologica nella transizione energetica, cioè la possibilità di aprire anche ai biocarburanti e non soltanto alle batterie elettriche nel campo dell'automotive, cosa che rende più sostenibile la transizione energetica, più libera la ricerca scientifica di cercare le soluzioni migliori per arrivare all'obiettivo della neutralità climatica, tutelando anche il lavoro e l'industria presente sul nostro territorio. L'Abruzzo è una rara sintesi di regione industrializzata e regione verde e su questo modello intendiamo continuare a percorrere la nostra strada e fornire anche esempi di buone pratiche.